Bella a tutti dal vostro Crimina7 Game, ragazzi. Siamo tornati oggi giovedì con l'aggiornamento di PES 2020, ragazzi. Allora, se come vedete ci sono le leggende che hanno messo, che ovviamente si prendono le monete perché Konami finché non ti spella non ti farà più prendere niente con i GP. Quindi è una cosa che io mi sta facendo un po' schifo. Infatti sto pensando che se continua così, credo che da Startranno non mi vedrete più su PES. Ve lo dico sincero. O perlomeno se continua così giocherò a PES, ma non farò più video su PES per fare pubblicità a un gioco che viene solamente monetizzato per continuare. Allora, facciamo quadrato e ci sono Rummenigge, Lothar Matthäus e Soray, che manco mi ricordo chi cazzo è, però Karlheinz Rummenigge è quello che generalmente mi piace più di tutti, essendo interista, ex interista e giocatore fenomenale, perché poco da dire, insomma. Allora, detto questo, poi Rummenigge è una delle nuove leggende che hanno messo, quindi è quella la cosa bella da prendere. Andiamo a vedere qui i giocatori invece. 90% palla nera. Qui, ragazzi, mi interesserebbe Modric, che non ce l'ho mai avuto. Higuain palla nera potrebbe essere uno importante. Vabbè, De Vrij perché è interista. E Talisca perché c'ha un ottimo tiro. Se non mi sbaglio, c'ha potenza di tiro. Dove sta? O 93 potenza di tiro, cioè state a capire che bestia. E poi vabbè, Promes, altro bel giocatore. C'è Smalling, ragazzi. Smalling della Roma mi piacerebbe. If in difesa penso che sarebbe veramente rompipalle. Bel giocatore, 1,94. C'ha una bella velocità per essere difensore. Smalling è uno che mi interesserebbe. Detto questo, ragazzi, poi come avete visto, finalmente la Konami mi ha messo delle palle da prendere nuove come aggiornamento. L'avete fatto l'altra settimana: chi vinceva prendeva o palla argento, o palla nera, o palla oro. Allora, e invece quest'oggi, le sfide di oggi ci sono sempre. E andiamo a vedere. Ci saranno i 10.000 GP da oggi, un'altra volta. Hanno rimesso quelle cose, le cose vecchie, insomma. Niente di che. Vabbè, detto questo, ragazzi, qui ce ne sono poche spacchettate da fare oggi. Andiamo a fare queste 5 spacchettate e vediamo come va. Andiamo a fare prima l'if e poi ci andiamo a fare due spacchettate. Anzi, facciamo una if, una spacchettata. Una if, una spacchettata, una if. Vediamo dove va. In Inghilterra, chi c'era? Pallone nero, Tottenham, Eriksen. Ma oh, chi è questo? Oh, Son If! Oh, ragazzi, Son If è una bestia. Mica l'avevo visto questo. Son If, ragazzi, me lo tengo strettissimo. Questa è una belva, ragazzi. Tiè, c'ha 3 stelle, regà. 90 velocità, 93 accelerazione, 85, 90 dribbling, 87, 89, 89 resistenza, 4 frequenza debole, 7 forma fisica, finta doppio passo, doppio tocco, finta portoghese, tira lontano, lancio lungo, fine di sessione acrobata, tiro la prima, astuzia, tornante, tornare in corsa, inserimento e tiratore. Forse uno dei più bei giocatori che potevo pescare oggi perché ci sta poca roba. Grande. Son Gif alla corte di Crimina7 Game, ragazzi. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale, al canale di King Gabbo, il mio socio. Alla Criminal7 Gamer su Instagram, Criminal7 Gamer su Twitter, su TikTok. Seguitemi su tutti i social e su Twitch, ragazzi, che porterò le live anche lì. È già aperto il canale. Iscrivetevi in tantissimi. E vi dico subito che sto firmando per un altro sponsor. Appena fatto tutto, ve lo comunicherò sul canale. Italia? Chi c'era in Italia? Smalling? No, Atalanta. No, Inter, De Vrij. De Vrij, ragazzi, tanta roba. De Vrij if me sa non l'ho mai preso, ragazzi, tanta roba. E questo anche giocatore da provare in difesa, eh. De Vrij if, minchia. Cioè, 87 reazione, 89 contatto fisico, 92 colpo di testa, 92 comportamento difensivo, 91 recupero palla, 90 aggressività, 6 forma fisica, 1,90 De Cristiano. Tiro di prima, marcatore, intercettazione, leader, esperto palle lunghe. Bello, De Vrij pure ci piace. Ci piace, De Vrij. Se adesso mi arriva Smalling, regà, tanto di cappello. Se no, se arriva un altro Son, ancora meglio. Vediamo. Poi se arriva Modric, ciao. Attenzione, no. Questo è Russo, Russia. Che è Talisca? No. Che cazzo è questo? CSK a Mosca.
Vlasic, il russo e spiezzo in due io. 22 anni ragazzi, giocatore chiave, questo cresce pure tanto credo. Devo andare a vedere a quanto arriva questo, 38 livelli di trequartista, 86 accelerazione, 85 potenza di tiro, 83 velocità, 85 dribbling, 88 resistenza. Questo ragazzi potrebbe essere un giocatore interessante, eh? Tocca vederlo. Va bene, vediamo se sculiamo con le ultime 200 monete a prendere magari Rumenig. Allora mi sento proprio male. Niente, leggenda. Si va in. Questo potrebbe essere o Bayern Monaco. No. Shakhtar Donetsk. No. Bayern Leverkusen, Bailey. Ce l'ho if, ragazzi. Non mi poteva dare miglior pescata. L'ho preso if l'altro giorno. Non mi poteva dare miglior pescata. Anzi, se me lo dà doppio, ancora meglio. Vai, o Rumenig o Bailey doppio, vai. Dai, regà. Niente, leggenda. Dai, dammo un doppio. No. Attenzione, svincolato. Questo potrebbe essere una bella palla. Vediamo. Palla oro. Che cazzo è questo? Difensore. Akanji. Mai sentito. Vabbè. Che cazzo è questo? Convertiamo subito. Che ce lo fate questo? Va bene così, Akanji. Ah, andiamo a vedere Bailey su Bailey quanto gli dà. Magari se lo livella tutto ci dice pure culo. Beh, inutile farvi vedere chi c'ho, ragazzi, perché tanto lo sapete. Allora, Bailey, eccolo qua, ragazzi, lo andiamo a dare. Vediamo un po' quanto ce dà. Poca roba, però lo porta a 90. Però no, madonna, 99 velocità, 97, madonna mia. Questo mi sa che diventa forte vero, eh? Bello Bailey, bello. Io a Kanji vi darei a Son per vedere se gli dà qualcosa, anche se credo di no. Infatti mo tocca vedere sto Son quanto arriva. Il problema è che mo so esa Bailey e Son. So manco chi mette adesso, quello è il problema. Sicuramente in panchina ci portiamo almeno Son per provarlo. Lo voglio provare. E Bailey, portiamo tutti e due, vediamo un po' come va, insomma. Allora ragazzi, niente, detto questo, facciamo un bel saluto a tutti quanti. Un saluto a tutti quelli che mi seguono. Ringrazio tutti quanti di cuore che mi hanno fatto gli auguri. In particolare Federico Bocchia, nuotatore professionista, e il Pocio Lavezzi, veramente che non me l'aspettavo. Grazie a tutti, da Criminal 7 Gamer, bella ragazzi.